basata sull'idea di città intelligente, cioè di usare questa rivoluzione che c'è sull'energia e anche la consapevolezza che bisogna usare le energie rinnovabili, perché petrolio finisce e comunque sporca, inquina, e la rivoluzione digitale, cioè internet, la rete, tutte le tecnologie più innovative per migliorare la vita delle città, quindi per rendere l'ambiente più sano, per rendere i servizi meno costosi, per rendere i servizi più efficaci e anche meno costosi alla collettività, perché ogni servizio costa e se si usano bene le tecnologie i servizi costano meno. E poi per sprecare di meno energia, perché noi buttiamo via nelle città tantissima energia e solo se si risparmiasse quell'energia noi staremmo molto meglio, spenderemmo molto meno e avremmo riserve energetiche molto più lontane nel tempo. Che cos'è anche la Smart City? È la città intelligente, cioè la città che si dà un piano per usare bene queste nuove tecnologie e in particolare per l'energia, per produrre energia da fonti rinnovabili e quindi produrne sempre di più, non è che in un momento si passi dal petrolio, dalla benzina per le auto, per esempio il gasolio per un bus all'elettrico, ci vuole del tempo, ma se non si inizia mai non si arriva mai. Quindi gradualmente cambiare tutti i sistemi urbani, dalla mobilità, soprattutto quella pubblica ma anche quella privata, all'approvvigionamento energetico per una zona industriale o per un quartiere, al risparmio energetico in una scuola oppure in un'abitazione, usufruendo anche delle leggi che danno dei vantaggi per migliorare complessivamente la resa ambientale di un sistema urbano che è molto complicato perché è fatto di tantissime esigenze, di tantissimi fattori, ma ormai abbiamo le tecnologie che ci consentirebbero in teoria di dominarli tutti e quindi di passare proprio ad una città intelligente, nel senso che ha l'intelligenza di capire che il mondo è uno solo, che si sta consumando, si sta sporcando, che si stanno sprecando tante energie, tanta ricchezza che potrebbe andare a vantaggio dei poveri, di chi magari non ha di che sopravvivere. Nella parte nord del pianeta noi buttiamo via tante risorse e tanta energia, invece le città che ne sprecano tante risorse dovrebbero essere quelle che danno un buon esempio. Stiamo parlando in sostanza di questo, lo facciamo facendo delle esperienze particolari, specifiche, concrete e mettendo qui a Pisa a confronto le città che fanno le esperienze più innovative, che hanno più coraggio. Bisogna avere coraggio e i sindaci devono mettersi in prima fila. E sull'energia rinnovabile ci sono dei lati positivi, quelli negativi? Il lato negativo è che spesso sono energie che come dire, hanno una difficoltà ad essere immagazzinate, che hanno una potenza energetica abbastanza bassa, quindi hanno bisogno di un grande accumulo e che hanno bisogno di tecnologie molto ramificate, cioè una grande centrale a gasolio o peggio una centrale nucleare ha bisogno di 2 ettari di terreno, di una fabbrica, no? con un cammino, un comignolo, diciamo, o un reattore e lì si produce tanta energia. Invece con le rinnovabili bisogna produrre energia in tanti punti diversi, moltiplicati sul territorio, con una efficienza energetica minore, però con una grande efficienza ambientale. Quindi noi dobbiamo prendere la misura, il passo, per modellare una società che possa utilizzare questo tipo di energia e via via, diciamo, arrivare a questo obiettivo. Non sarà facile, ci vorrà un po' di tempo, ma se non partiamo mai, ripeto, non arriviamo mai. E quindi bisogna partire con coerenza e avendo sempre di meno energia prodotta nel modo che dicevo,
con grandi sprechi ambientali, oppure portando a conclusione la vicenda del petrolio, perché come si sa potremo estrarre petrolio ancora per alcuni decenni, poi ci sarà una crisi d'approvvigionamento, quindi avremo bisogno di altre energie. Nel frattempo dobbiamo prepararci, altrimenti il mondo potrebbe trovarsi incontro ad un crollo dell'energia, della possibilità di soddisfare la domanda che già c'è e quella che viene da grandi paesi in sviluppo, la Cina, l'India, il Brasile, il Messico, la Russia che sta crescendo, grandi paesi che fino a qualche tempo fa consumavano poco e oggi vogliono consumare di più, o l'Africa o altri paesi dell'Asia. Insomma, dobbiamo far sì che il mondo consumi energia pulita anche per elevare il livello di tutti i paesi, perché non potranno rimanere soltanto gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone, come era fino a 20 anni fa, i paesi in sviluppo. Altri paesi hanno il diritto di avere uno sviluppo, ma deve essere uno sviluppo pulito, energeticamente molto diverso da quello che abbiamo conosciuto. Va bene, grazie per... Grazie a voi, poi quando vi chiamate nella vostra